Quindi ragazzi, benvenuti, ben ritrovati. Ho fatto le side quest, ho fatto anche le cacce che c'erano disponibili fino adesso, quindi ho cercato di fare il tutto possibile per evitare di avere roba da portarmi dietro e adesso possiamo finalmente andare a parlare con Vivien per cercare di capire un po' la situazione geopolitica dopo tutti gli avvenimenti che sono successi e soprattutto organizzare l'attacco verso il prossimo cristallo che dovrebbe scuotere ancora di più gli animi del diciamo del gioco in generale. Nel frattempo buonasera a tutti quelli che si sono messi in chat, buonasera a tutti quelli che sono arrivati, scusatemi se non vi ho salutato prima ma stavo parlando e solitamente quando parlo poi vado a ruota libera e mi scordo quello che devo fare, però buonasera a tutti, ben ritrovati, spero tutto bene, spero che abbiate mangiato, godetevi un gelato, godetevi un dolcino, perché oggi si continua su Final Fantasy XVI. Allora, andiamo da Vivien, tra l'altro io mi sto lasciando tutta la parte arcade, me la sto lasciando praticamente per dopo, perché voglio avere tutte le summon, o comunque voglio avere tutti gli icon a disposizione per avere diciamo un repertorio più ampio di magie, abilità, soprattutto vorrei avere Titano. Ecco, diciamo che io punto principalmente ad avere Titano, perché voglio i parry, voglio il counter, voglio tutte quelle meccaniche che sapete che io impazzisco nell'utilizzare, quindi tutta la funzionalità arcade me la sto tenendo per dopo, proprio per sfruttare al massimo diciamo tutti gli icon e tutto quello che posso avere. Ah no, qui però si va dalla mia stanza e non credo che dalla mia stanza io possa scendere, esatto, quindi devo andare per forza dall'altro lato. Sì, dovevo andare da quel lato, da sotto. Sto fatto che non hanno messo la minimappa pesa tantissimo comunque. Il fatto che non ci sia la minimappa pesa. È vero che uno può mettere i marker e seguire marker, però la minimappa era una comodità incredibile. Capisco anche che l'abbiano fatto per una pulizia d'immagine. Infatti se vedete, praticamente l'immagine del gioco è completamente pulita. C'è la notifica a destra della missione, la notifica a destra della mappa locale e poi tutto il resto praticamente schermo pulito. Questa cosa mi piace un casino, ci tengo a sottolinearla che mi piace un casino, però sinceramente nell'angolo in alto a sinistra una minimappa non mi sarebbe dispiaciuta. Sei già di ritorno, Lord Rosfield? Mi commuove vederti cercare la mia compagnia. Ora conoscono il suo nome. Non cerco la tua compagnia. Quello che cerco è il tuo consiglio. Ah, che seduttore. Di cosa si tratta, dunque? Il Regno di Ferro. Che cosa devo aspettarmi? Deduco che ti stai preparando a salpare per Soffio di Drago. Ti interessa il cristallo madre che sorge dal mar ribollente? C'era un tempo in cui ai veri rosariani serviva soltanto sfidare le maree per raggiungerlo. Ma poi sono entrati in gioco i Sangue Ferreo. Come sai, il Regno di Ferro governa le isole a ovest di Ciclonia. O meglio, è la sua chiesa a farlo. Ma non si tratta dell'approccio pragmatico della religione di Stato usata dal Sacro Impero per manipolare le masse. No, il Regno di Ferro è l'incarnazione stessa dell'ortodossia dei cristalli. Che bella questa cosa. Quindi, se si vuole comprendere, si deve iniziare da lì. Come implica il nome, l'ortodossia considera sacri i cristalli madre. E non vede di buon occhio che dei pagani saccheggino i loro oggetti di culto per riempire di nozze e accendere lampade con frivole manifestazioni di magia. Invece, per i fedeli, l'etere è una cosa peccaminosa, una sorta di veleno. Un dominante è considerato uno strumento del male, nonostante si siano dimostrati felici di usarli contro i loro nemici. Circa 80 anni fa, nella Ciclonia settentrionale, crollò l'occhio di drago. Poco dopo, in cerca di etere e con la piaga alle proprie spalle, i territori settentrionali piombarono sul Granducato di Rosaria. Cioè, sembra di vedere il Trono di Spade. Per respingerli, il Regno di Ferro vide un'opportunità. Pochi giorni dopo, i crociati sbarcarono sull'isola del Monte Drustanus, sede del Soffio di Drago, e non fecero altro che strapparlo al Ducato. Rosaria provò a reclamarlo, naturalmente, ma senza successo.
Da quando sei in vita, solo pochi uomini del Ducato hanno messo piede sulle sue coste. E dubito lo faranno sotto la gestione dell'impero. Per cui i Sangue Ferreo si terranno l'isola. E con essa il punto d'appoggio che serve a marciare sul continente. In attesa che se ne presenti la prima occasione. Per i Sangue Ferreo il cristallo madre è un oggetto di venerazione, nonché il loro accesso al continente, il che rende Drustanus il più sacro dei luoghi sacri, dal quale un giorno la crociata dell'ortodossia salperà per reclamare i cristalli madre rimasti o morire provandoci. Mio padre e prima mio nonno combatterono coi Sangue Ferreo per controllare Soffio di Drago. Se a Porta Fenice fosse andata diversamente, avremmo inviato la nostra intera flotta. Ma purtroppo hanno inviato loro la flotta a Rosaria, saccheggiato la capitale, ucciso gli uomini e catturato le donne, compresa Jill. Saresti giustificato se fossi in cerca di un po' di vendetta, Clive. Voglio solo distruggere il cristallo madre, ma... grazie lo stesso. Non mi resta molto da fare. Vediamo se Jill è pronta. Ok. Perché giustamente cosa è successo? Sunbreak, l'impero di Sunbreak si è alleato con la duchessa. Hanno ucciso praticamente il granduca e tutto, permettendo appunto di far cadere il ducato, ma i Sangue Ferreo poi si sono scontrati con Sunbreak per il controllo del cristallo, anche perché appunto, come detto inizio del gioco, il ducato, ovvero la casata di Rosfield, combatteva già coi Sangue Ferreo per cercare di avere un proprio cristallo. In un modo... Sei pronta? Credo di sì. Jill, quando parlavi di fare i conti col tuo passato, non alludevi a distruggere Soffio di Drago, vero? No. Pensavo a Imran, il leader degli ortodossi dei cristalli. L'uomo che mi ha costretto a fare quelle cose orribili. Io lo ucciderò. Devo farlo per lasciarmi il passato alle spalle. Mi serve per andare avanti. E so che posso farcela. Se sarai al mio fianco. Sempre. E io sarò sempre al tuo. Distruggeremo quel cristallo madre. E Sid ci guarderà. Sarà orgoglioso di noi. Cioè, sono letteralmente sposati. Cioè, sempre. Ah, proprio direttamente così? Proprio... Soffio di Drago. Minchia, direttamente, proprio bello lì. Bel trucco. Congelare e sciogliere gli spruzzi per la nebbia. Come fai a usare così i tuoi poteri? Mi obbligavano a farlo quando navigavano i crociati, in modo da nascondere i movimenti della flotta dai nemici. Sto bene. No, non è vero. Potrebbe essere l'occasione per tornare indietro. L'unica occasione di sistemare le cose. Io devo farlo. A qualunque costo. D'accordo.
Eccolo là. Il cristallo madre del Regno di Ferro. Soffio di drago. Madonna mia. Sembra un più dente di drago che soffio di drago. Certo, in teoria nel Regno di Ferro non hanno più la dominante, perché la dominante era Shiva. Quindi ora come si difendono? Rocce affilate e il flusso di etere. Ricordiamocelo. Con cosa si difenderanno? Stisola è una fortezza naturale. E la sicurezza porta alla noncuranza, consentendo a una singola barca di passare inosservata. Il santuario è dentro la montagna. Se seguiamo la vecchia strada, dovremo riuscire a entrare dal retro. Bene. Andiamo. Donna, perché ho paura che qui è Gillo a morire? Fuoco e ghiaccio. Ho sempre pensato di tornare qui, per poterla reclamare. Hai ragione. L'isola apparteneva a Rosaria, vero? Sì, una volta. Ma è passata in mano ai Sangue Ferreo da molto tempo. Come me. Per 13 anni la roccia è stata casa mia. Conosco molto bene i suoi segreti. Questa via è stata abbandonata dopo l'uscita di un flusso di etere. Non è sorvegliata. Quindi è una scorciatoia perfetta. Però ci sono creature. Vabbè, ci sta. Sono Akashic. Il flusso si è diffuso. La situazione non era così grave. E l'unico modo di superarlo è attraversarlo. Pettiamo Thorgal, che approfittiamone. Possiamo pettarlo? No, non me lo fa pettare. Non è il momento di pettare Thorgal. Capisco. No, ho sbagliato. Sentite la musica come sta incalzando. Oddio. Una roccia che cade. Capita molto spesso, non era neanche forte. Nulla di allarmante. Sì, ragazzi, ho cambiato moveset. Se l'avete notato, siete stati bravi. ho cambiato moveset. Oh oh. Ah, tra l'altro questo, vedi, è il Minotauro, quindi mi può droppare la cresta di Minotauro, che mi serve per craftare un'arma. Aia. Ho fatto la schivata. Niente, è impossibile schivare. Il vecchio arboreto è lì avanti. È l'entrata delle caverne.
Perché io aspetto sempre l'ultimo secondo per schivare, capito? Questa cosa mi è rimasta tanto da tutti i Souls che ho giocato. Schivare tipo all'ultimo secondo, parare all'ultimo secondo, mentre invece qua posso anticipare leggermente. Soffio del vento, raffica aerea. No, non mi serve. Ah no, eppure raffica aerea, aspetta. Eh sì, raffica aerea mi serve invece. Questo lacerazione. Ecco, questo lo posso togliere in... Anche ciclone scarlatto in realtà lo posso togliere, sinceramente. Che tanto non lo uso più, ciclone scarlatto. E posso mettere questo. Sì. Decisamente sì. Ciao, Satanino. Ah, boss? Guarda questo posto. Che disastro. Aspetta. Eccoci. Oddio, Marlboro Ashik! Si è trasformato! Non è nulla per uno scudo di Rosaria. Però, Clive, tu te lo ricordi il primo che... Proprio come ai vecchi tempi. Sta lontana dalle sue facce. Credimi, lo farò. Che schifo! Non respirarlo! Ma che figata! È nuovo questo! No? Invece non l'avevo visto il fumo. Ok, ora fa l'attacco. Cura selvaggio. Ah, minchia, tre volte lo fa. Saltare, effettivamente bella domanda. Yeah!
No, ho aspettato troppo. Seguiamo. Sì. Sembra una fornace. Siamo dentro il vulcano. Siamo alla caverna di fuoco. Ti abituerai al caldo. Beh, anche se non lo ricordavo così caldo. Beh, Ifrit dovrebbe essere già caldo di suo, no? Dobbiamo iniziare a preoccuparci, forse. Direi di sì. Si intensifica. Qualcosa non va. Sera. Lacerazione per 15. Ciao Seghina. Oh, attenzione, scorpione qua. Oddio, ci sono... Ma ho rifatto il giro? No, in realtà no. Sì, ma qui sto tornando indietro, mi sa, vero? Sì, in realtà abbiamo rifatto il giro veramente. Congela tutto, Jill.
Vedi, veramente, veramente tutto congela le cenzole. Oh. Non si scioglie. Presto, prima che si sciolga. Succederà tra poco. Dai, forza. Non voglio più rifarlo. Ma dovrete tornare indietro, no? Vabbè, sì che se distruggono il cristallo effettivamente. Ah, qui iniziano. Ah no, ok. Forse da sotto. Ma se sono. No! Sì, ma qua dobbiamo fare attenzione, che qua guarda quante strade ci sono. Soffio di drago. L'oratorio è vicino. No, e allora dobbiamo andare dall'altro lato. Questa mi sa che è la strada principale. Poi che bello che saltella preciso sul... senza cadere o senza che la roccia si spappoli. Forse da qua non ci possiamo andare, è chiuso. Ah, infatti. Qui non si passa. Ok. Cerchiamo un'altra via. Vabbè, sì, effettivamente per non darti la mappa, questa è la classica sezione corridoio tratta proprio per la storia. Ci sta, ovviamente. Però pensavo ci fosse qualche forziere, qualche cosa. Vedi, là c'è un forziere in realtà. Però mi sa che c'è anche... Oh! Che diavolo è quello? Aia. Non ne ho la minima idea. Beh, qualunque cosa sia, non sembra amichevole. Sei trovato. Minchia. Grazie, bello. Minchia, le gelatine, che figata. Oh, qui c'è un altro boss. Una viverna di fuoco. Minchia. Ah no. Uno dei demoni. Ma non lasciano mai la lava. Se non fosse impossibile, direi che il vulcano sta per eruttare. Che attaccarci? Sono creature pacifiche. Non questa, evidentemente. Minchia, pacifico. Come io quando mi sveglio la mattina. Thank you.
Ciao Sherpino, buonasera a te, benvenuto. Ma cosa fa? Niente di buono, scommetto. Di troppo lento. Porca troia. No, dai, avevo schivato però. Che chiusura spettacolare. Scaglia contorta. Ricoperte di innumerevoli cicatrici, queste scaglie raccontano una storia di supremazia e sopravvivenza, anche se ormai conclusa. Buonasera a tutti, ragazzi. Tutta sudaticcia, Jill. Solo accaldata. Grazie. Ha fatto parecchio rumore. Stiamo attenti alle guardie. La porta per le sale interne è lassù. Certo, poi vestiti in quel modo, come spacchio fanno a non occupare? Devo farla finita. Prima che il calore finisca me. Ma senti. Madonna, sono quello col mantello, l'armatura. Cioè, com'è che non stanno che non sono svenuti praticamente? C'è stata molta attività lì. Quindi sarà molto complicato restare nascosti. Non servirà. C'è una persona che mi piacerebbe incontrare. È vero, qui la cosa migliore era passare senza vestiti, per forza. Poi torga il mischino con tutto quel pelo, penso che là sta occupando. Madonna, gli mancano, penso, le bestemmie. Certo, Clive una goccia di sudore non l'ha fatta, però. Cioè, ma come fanno a stare con queste pellicce là sotto?
di Marley. Sono io. Per la madre. Jill, sei proprio tu. È così, mia signora. Non parliamo qui. Seguitemi. Ma proprio completamente stealth questa parte. Sono così felice che tu stia bene. Lo stesso vale per me. Ma perché ti sei arrischiata a tornare? Sei forse una sciocca? O ti sei già stancata di essere libera? Perdonatemi, mia signora. Ma dovevo ritornare. Ho lasciato delle questioni irrisolte. Ditemi, dov'è il patriarca? A quest'ora sarà nei Comrai a rendere grazie. Intendete? Oh, quel maledetto! Clive, dobbiamo raggiungere il santuario. Subito! Lady Marley, scappate! Radunate le vostre cose e fuggite! Ascoltami, Jill. Inarak, Nor! Abbiamo compagnia. Di qua. Segui il passaggio, ti condurrà al Comrai. Avanti, muoviti! Rendere grazie, tra virgolette. Grazie. Quindi chissà che stanno facendola. Siete sempre stata gentile con me. La mia luce nell'oscurità. Abbiate cura di voi, mia signora. Meritate meglio di così. Una vita lunga e felice, vi prego. Vivrò, se prometti che tu farai lo stesso. Voglio vedere che succede. Attenzione, cambio host. Forza, Clive. Siamo quasi al Comrai. D'accordo. Cioè, ci sono qua guardie? Scusa, ma... guardie qua... Ah, vabbè, qui ancora non c'è l'etere. Comitato di accoglienza. Ne ho abbastanza della loro ospitalità. Fuoco! Muori! Venti! Allora, qui va bene, qui non c'è nulla. Che altro, rendere grazia mi è sembrato un po' particolare, poi ho messo tra virgolette in quel modo. Verrebbe da pensare a sacrifici o effettivamente a delle violenze. Anche perché Jill, tutta stizzita, ha detto dobbiamo andare subito, proprio per impedire questo rendere grazie.
quanti sono? Sono troppi. Abbaiare. Qui penso che sia tutto chiuso, fatto apposta, giustamente. Neanche si sono mossi. Clive, c'è una cosa che devi sapere. Ecco. Ho visto il patriarca fare delle cose a dir poco indicibili. E ho giurato a me stessa che sarebbe morto per mano mia. Ti capisco. Ho battuto i miei demoni. Ora devi farlo anche tu. Madonna, io pensavo tipo, devi sapere una cosa, il patriarca ha abusato di me, tipo una roba del genere. Non sono più pura. Oh, buongiorno. Siamo quasi al Comrade. Ecco, bravi, avvicinatevi. No, troppo lento, cioè troppo veloce. Bravi, così. Grazia dell'inferno, fuoco fatuo. Vabbè, questo non mi serve in realtà. Oddio. Che bella location. Vedi che qualche sacrificio umano, tipo. E poi qua non c'è tutto l'etere che c'era nell'altro cristallo.
Ecco, vedi? Dominante di Shiva. Sei venuta a implorare perdono per il tuo fallimento? Per anni ho eseguito i tuoi ordini, combattuto le tue guerre per proteggere i bambini che avevi rapito, come era successo a me. E in cambio tu cosa hai fatto? Hai avuto il coraggio di incatenarli e poi hai tagliato la loro gola! Demone. Le loro anime erano lordate dall'onta dell'etere. Le ho purificate dalla corruzione. Una penitenza. Proprio come indicato dalla Sacra Madre. Pentiti, razza di abominio! Il fatto che un mostro come te metta piede nel sacro Komreich è un crimine che si può punire con la morte stessa. Hai ragione. Io sono un mostro. E la mia anima ormai è macchiata. Ma non dall'etere. Dalla malvagità di persone come te, che mi hanno fatto chiudere il cuore e sprofondare nell'oscurità quando avrei dovuto oppormi! Questa è la mia penitenza. Che sta facendo? Non sarò più il tuo mostro d'ora in avanti. E non permetterò che tu possa crearne un altro. La bestia forse ha deciso di mostrare i denti al suo padrone? Coraggio, dominante. Infuriati. Fa vedere quello che sei. Un mostro! E invece tu cosa sei, Imrean? Io ero costretta a farlo, ma tu uccidi per scelta! Ma adesso è finita. Mi sono già piegata a te. Ora è il momento che tu ti pieghi dinanzi a me! Uccideteli. C'è andato Joshua? Bisogna vedere ora Joshua che ruolo ha, se vuole effettivamente aiutare suo fratello o impossessandosi di ultima è stato corrotto. No, mi sa che gli aiuta. Ah no, minchia. Giorno. Si è manifestata. D'altronde, dal punto di vista elementale è più debole. Vieni a me, Ifrit! E non ci riesce, perché? Però. Perché non ci riesco?
Boss fight. Ti prego, soltanto stavolta. Sono in semi-manifestazione. Dobbiamo fare in fretta. Pensavo di avere già la roba. Lui si muove simile a Ifrit anche, eh? Molto simile al moveset. Anche, anche esteticamente un pochettino lo ricordo con tutte ste corna. Cioè, si chiama fiamma liquida, sarebbe liquid zoil la traduzione inglese. Perché liquid zoil è un attacco di ultima. Anche di omega, se per questo. Molto. Troppo lento. Oddio. Vabbè, fiamma liquida perché giustamente riesce a trasformarsi in quello che vuole. Sono i fuochi d'artificio.
Ah, molto caotico sto combattimento. Fiamma liquida, una fiamma intrappolata al tempo stesso eterea e corporea, effimera e durevole ma comunque viva. Ad ogni cristallo muore qualcuno. Io ho paura per Jill adesso, eh. Metterò fine a tutto questo, Clive. Tieni, usa questo. Ah, gli sta dando... No, no. Vedi, quando colpisce il cristallo si sente un urlo. È come se ci fosse qualcuno che... C'è qualcuno che viene colpito dal cristallo. Cioè, nel cristallo. Stai guardando, Sid. Un altro passo verso la libertà. Il cristallo. Che avete fatto al cristallo? L'ho distrutto. Sì, l'abbiamo distrutto. Cosa? Cosa? Mostro! Mostro! Hai una minima idea di quello che avete appena fatto? Certamente, padre. Padre? Vi ho ucciso! Il mostro! Divenendo una fuorilegge! Che la benedizione dei cristalli sia con te. Padre inteso come pastore in questo caso. E Shiva ha richiesto il suo prezzo. Sì, esatto. Un altro fardello per te. Ma l'ho portato volentieri. Era uno di quei peccati che dovevo espiare. Ora potrò restare al tuo fianco, camminando a testa alta. Ma i corpi sono spariti dei due ragazzi? Oh oh. Clive, guarda. Il murale. Di Porta Fenice. Esatto. Però si vede la parte sotto. Merda, dobbiamo andare. Concordo. Però si vedeva la parte sotto. Oddio, il ceppo incappucciato.
però non sembrava Joshua. Anche perché Joshua ormai i vestiti ce li ha diversi. Non usa più il cappuccio, quindi non stiamo parlando di Joshua qua. C'è qualcun altro che... che si è unito alla festa. Tenuto la mia promessa, adesso mantieni la tua.